un project financing sull'ospedale presentato nel luglio 2016, bocciato dalla Commissione e poi riproposto nel 2017 dall'ATI interessata, con qualche piccola modifica sembrerebbe, che ora il candidato del centrodestra Biondi chiede sia resa pubblica. Un project financing che durante il confronto tra candidati è stato tirato in ballo e che Di Benedetto, afferma Biondi, ha detto di conoscere e di esserne favorevole. Sono dei costi insostenibili, addirittura su alcuni servizi proposti dall'ATI, sempre nel precedente project financing, si parla di costi superiori del 54% rispetto a quelli attualmente sostenuti dall'ASL Aquilana relativamente al presidio ospedaliero dell'Aquila. Il tutto si verifica nel mentre la Giunta regionale approva l'integrazione fra i presidi ospedalieri di Pescara e Chieti per la realizzazione di un DEA di secondo livello. All'Aquila siamo ancora in altissimo mare per la realizzazione di un secondo livello con Teramo e chissà se mai si farà, soprattutto se rimane questa Giunta regionale. Gli interventi nell'edilizia sanitaria frutto dell'accordo quadro sui fondi dell'articolo 20 prevedono soldi per Vasto, Sulmona, Lanciano, Penne, per l'Aquila una parte risibile per la centrale 118 e lascia fuori Pescara, Chieti e l'Aquila. Quindi è evidente che c'è questo tentativo di lavorare sul project financing Pescara, Chieti e l'Aquila. Quello di Pescara, Chieti lo conosciamo, vorremmo conoscere anche quello dell'Aquila che, visto che il centrosinistra lo condivide, vorremmo saperne anche noi i contenuti. Un project financing che prevede 9 interventi a carico di ASL, un contributo che cresce dal 2020 sino al 2046 per 1 miliardo e 25 milioni di euro con rate annue. Mentre, insomma, dice Biondi, la Giunta stanzia soldi per altri ospedali, per l'Aquila si prospetta un progetto del genere. Interventi per parcheggi coperti a pagamento e scoperti gratuiti, galleria commerciale, negozi, spogliatoi per medici e infermieri, impianti elevatori, cappotto termico. All'interno della commissione però qualcuno dice no e fa notare che questo porterebbe un indebitamento che ucciderebbe di fatto la sanità aquilana e che comunque non si rilevano interventi di edilizia sanitaria. La Commissione interviene anche sui servizi stessi, peggiori di quelli che evidentemente la ASL offre adesso, secondo loro. Insomma, un no e una riproposizione. Biondi tira in ballo il manager Tordera, ma anche il sindaco Cialente. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano, dice, visto che il candidato sindaco del centrosinistra Di Benedetto ha già detto di essere favorevole.